un fiume di ricordi. Ridotte le indennità. Dimensionamento scolastico. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 4 novembre, il Consiglio regionale ha commemorato le vittime dell'alluvione che 20 anni fa ha colpito il Piemonte. L'Assemblea ha poi approvato la proposta di deliberazione sul dimensionamento scolastico e, dopo un ampio dibattito cui hanno partecipato tutti i gruppi consiliari, la legge che riduce del 10% le indennità dei consiglieri. Nel pomeriggio, dopo le votazioni su alcune nomine, l'assessore alle attività produttive ha svolto un'informativa sui finanziamenti alle aziende ubicate in territori interessati dai grandi cantieri e poi il Consiglio ha iniziato l'esame del rendiconto 2013. In evidenza. Un minuto di silenzio in Consiglio regionale per ricordare le 70 vittime dell'evento alluvionale che 20 anni fa colpì il Piemonte, coinvolgendo 780 comuni delle province di Cuneo, Asti e Alessandria, oltre che del Torinese e del Biellese. La commemorazione è stata preceduta dal discorso del Presidente del Consiglio regionale che ha ripercorso quei tragici eventi. Nell'occasione è stata esposta nell'androne di Palazzo Lascaris una mostra fotografica con le immagini della tragedia. In primo piano. Parte dal mese di novembre il taglio del 10% alle indennità dei consiglieri, è quanto stabilito dalla proposta dell'Ufficio di Presidenza, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre. Parere favorevole anche a un ordine del giorno che impegna i presidenti di Giunta e Consiglio perché venga adottata, prima della ipotizzata modifica della Costituzione, la ridefinizione degli emolumenti dei consiglieri nel limite di quelli attribuiti ai sindaci dei comuni capoluogo di regione. L'Assemblea regionale ha approvato a maggioranza il 4 novembre la proposta di delibera con gli atti di indirizzo e la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche per l'anno 2015-2016. Il documento privilegia gli accorpamenti delle scuole per raggiungere la media regionale di 950 alunni per istituto. La prima commissione bilancio ha intensificato la sua attività per l'inizio dell'esame dell'assestamento e del documento di programmazione economico-finanziaria 2015-2017. Nel corso delle sedute si sono approfondite in particolare le materie relative a politiche sociali, trasporti, diritto allo studio e istruzione.